piacere con Margherita Granbassi alla prima grande notte di Sport Movies in TV. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Poi è stata una serata speciale, per cui va ancora meglio di prima. Ecco, hai ricevuto un bel premio, l'ennesimo premio. Ti dà la carica in vista poi di Londra? Beh sì, sicuramente prendere un premio è sempre un grande onore, per di più in mezzo a campioni così del passato, del presente e credo anche del futuro. Insomma, veramente ero in mezzo a tantissime grandi persone, oltre che a grandi campioni. Ecco, in attesa di questo grande evento che saranno le Olimpiadi londinesi, ti sei presa una piccola pausa. Come sta andando adesso in televisione? Oh, va tutto bene, in realtà non ho preso la pausa perché ho ripreso anche gli allenamenti, per cui diciamo che di pausa non si parla. Certo, sto facendo ancora più fatica perché riuscire ad organizzarsi con due attività impegnative non è facile, ma insomma mi sto rimboccando le maniche. Ultima cosa, siamo un blog, un network, gli utenti spesso ci scrivono e magari qualcuno si dice: se tu non fossi stata Margherita Granbassi adesso avresti potuto essere lì ad anno zero oppure no? Ma questo non lo so, è chiaro che il fatto di aver vinto una medaglia alle Olimpiadi probabilmente mi ha portato un po' così alla ribalta, tra virgolette, per cui probabilmente non sarei stata notata. In più il fatto che comunque ho sempre dichiarato di voler fare giornalismo, forse è stato questo un pochino a colpire, però insomma è andata bene. E ultimissima cosa, sei riuscita a digerire magari le polemiche che ci sono state, adesso la vivi un po' meglio oppure c'è ancora qualcosa di fondo? Ma no, guarda, assolutamente, io comunque tendenzialmente sono una persona che per natura non ama portare rancore, per cui quando una cosa è chiusa, io continuo a voler molto bene all'istituzione di cui ho fatto parte fino a poco tempo fa, quindi continuo a portarli nel cuore, a tifare per loro, spero che loro facciano altrettanto ovviamente, e ora si va avanti e ce la metterò tutta in tutto ciò che farò. Perfetto, in bocca al lupo. Grazie Crepi, ciao.